bentornati ad un nuovo appuntamento con A Colazione. Siamo a Teramo e siamo onorati di avere come ospite, soprattutto perché lo ringrazio particolarmente perché viene da lontano, però ci ha voluto raggiungere, a noi ci fa grande onore, Luigi Milozzi, che è prima di tutto un giornalista, quindi un collega, ma soprattutto è l'organizzatore principe di un premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport, che è giunto alla sezione, ci sarà nel mese di luglio a Guardia Grele, ma che nella prima edizione ha avuto un successo straordinario, unendo sport, ma non solo, perché sono stati premiati varie discipline, ma anche al di fuori dello sport con progetti per i giovani. Ne parleremo con Luigi. Buongiorno e grazie. Buongiorno, veramente di buongiorno essere a voi, grazie a te, ringrazio Super J, oltre a Matteo come collega, perché siete stati i primi l'anno scorso a credere nell'idea un po' folle che aveva avuto di coinvolgere, tra l'altro, oltre, come hai detto tu, tutte le scuole abruzzesi, elementari, medie, superiori. Quest'anno abbiamo coinvolto le carceri in un progetto che mette in evidenza i valori dello sport. È stato un grande successo, quest'anno abbiamo ripetuto l'esperienza, arriveranno grandi personaggi in Abruzzo a presentare i loro libri, vedi, dico in Abruzzo, non a Guardia Grele, però arriveranno a Guardia Grele. Mi farà piacere, insomma, avere ancora la presenza vostra con noi, perché l'anno scorso siete stati veramente i primi ad aver creduto in noi e quindi sono molto felice anche di questo invito, disponibile a parlare di quello che noi andremo a fare tra qualche mese. Sono io, ringrazio te Luigi e l'amico Orlando anche, che fa parte del comitato organizzatore, soprattutto perché è un premio carattere davvero nazionale. Poi parleremo anche degli personaggi che verranno in questa circostanza. Hai detto idea folle, ma tutto è nato un po' per scommessa. Com'è nata questa idea? Guarda, è nata dalla volontà mia e di Orlando, che ci eravamo conosciuti con i nostri rispettivi libri, perché siamo due scrittori, tra l'altro, che parliamo di atleti abruzzesi, e ci andavamo presentando io il libro suo e lui il libro mio. Alla fine diceva: perché i valori sportivi non possiamo cercare di diffonderli anche attraverso la letteratura sportiva, portando anche i campioni abruzzesi nelle scuole? Ce ne abbiamo tanti, tant'è vero che poi è nata un'amicizia che a catena con vari personaggi dello sport abruzzese che hanno sposato il nostro progetto, e portandoli nelle scuole sono nati, te ne dico uno su tutti, Gianluca Colonnello, conoscete tutti, è lui stesso che ha disegnato il logo del premio. Alla fine si è talmente coinvolto, adesso sta a Abu Dhabi, anzi approfitto per salutarlo, tornerà a fine maggio e starà con noi, ha disegnato il logo e il disegno ufficiale del premio, portando nelle scuole tutti questi personaggi, ma ne sono tantissimi e dovrei elencarteli. Una è proprio qui della zona vostra, è Deborah Sbei, che è stata con noi proprio un mesetto fa in una scuola. Ci siamo resi conto dell'importanza che ha lo sport nel trasmettere i valori ai giovani. I giovani, che molto spesso sono bistrattati o comunque dicono che sono disattenti, se vengono stimolati sotto questi aspetti, poi ci hanno dato delle cose meravigliose. È nato il concorso sia fotografico che di letteratura sportiva, siamo stati subissati di richieste da tutte le province. Quest'anno l'abbiamo allargato al fumetto sportivo e le scuole medie pure hanno aderito, le carceri, le elementari, insomma, alla fine, partendo da lì, poi è nata l'idea di dare un premio nazionale alle eccellenze dello sport abruzzese e nazionale. Arrivano, l'anno scorso è arrivata la moglie di Paolo Rossi, tu stavi con noi a presentare il suo libro, quest'anno ne avremo diverse di chicche, se vuoi qualcuna te l'annuncio in anteprima. Il giovedì sera arriverà il vice direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro a presentare i due libri, quello su Zeman e quello su Mihajlovic, in una serata dedicata alla memoria proprio di Vialli e Mihajlovic. Avremo tutti i cimeli grazie all'amico Renato Mariotti, neo sindaco di Loreto Abrutino, che è presidente dell'International Football Museum. Avremo tutti i cimeli calcistici particolari di Mihajlovic e di Vialli, e in quella serata il premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport sarà assegnato a Vincenzo Vivarini, che ha vinto adesso il campionato col Catanzaro, e di Ari, tra l'altro, e quindi ha stravinto, è appena fresco di rinnovo col Catanzaro, ha vinto la Supercoppa, a Gabriele Gravina e a tanti altri,
Daniele Ortolano, che è neo vicepresidente della FIGC. Insomma, la serata sarà tutta improntata un po' sul calcio e ospite d'eccezione ovviamente Andrea Di Caro, che ci raggiungerà a parlare dei suoi libri, a parlare di sport e di valori. Quella sera premieremo una parte degli studenti del concorso. La sera successiva la scena sarà presa da, secondo me, un grandissimo personaggio dello sport, che è Elisa Di Francesca. Ha vinto tutto quello che poteva vincere con la scherma, ma poi si è affermata anche nello spettacolo, perché poi adesso conduce Dribbling, ha scritto un bellissimo libro, Giù la maschera, dove racconta la sua vita, un po' quello che facciamo noi, la sua vita, ma collegata con lo sport, valori e tantissime situazioni. Quella sera premieremo anche lì tanti studenti. La terza sera invece uniremo valori della vita con i valori dello sport, perché oltre a Vincenzo Mangiacapri, un pugile olimpionico che ha scritto Senza guardie, un bellissimo libro, arriverà Massimiliano La Torre, il Marò che tutti conoscete, con il libro Il sequestro del Marò. Quindi niente, vi aspettiamo tutti a Guardia Grele. Tra l'altro quest'anno abbiamo coinvolto i borghi più belli d'Abruzzo, che saranno lì con noi, e tante altre bellissime situazioni per questa seconda edizione. Noi già pensiamo alla terza, quindi davanti. Di solito ci inizia a pensare il giorno dopo, la sera stessa della, è vero, questo è vero, Matteo, questo è vero, succede sempre quando c'è l'entusiasmo. Io penso che è vero. La seconda edizione, che è stata presentata in una conferenza stampa di qualche giorno fa a Palazzo della Provincia di Chieti, abbiamo presentato la nostra madrina, che quest'anno sarà Fabrizia D'Ottavio. E le date, come dice Matteo, le vuoi ricordare tu, la ricordo io, sono 6, 7, 8 luglio a Guardia Grele. Fammi ringraziare però l'amministrazione che ci ospita, il sindaco Donatello Di Prinzio e tutta l'amministrazione di Guardia Grele, che ha creduto in noi all'inizio, quando ci eravamo presentati a Guardia Grele una sera, io e Gianluca Formicone, un altro amico del nostro premio, e siamo andati lì a presentare il libro che avevo scritto con Gianluca, e loro hanno detto: ma se c'è questa idea, prima di girare altri comuni vieni da noi, e ci hanno dato disponibilità e apertura piena. E quindi, tra l'altro, il premio è forgiato da due artigiani proprio di Guardia Grele, una ceramista, sì, e l'anno scorso un maestro del ferro battuto, e quest'anno un maestro della pietra della Maiella. Quindi anche lì il legame tra territorio, cultura e sport stanno in evidenza, un po' quello che sta facendo la regione col Giro d'Italia, no? Quindi territorio, cultura, quello che dobbiamo promuovere per il nostro Abruzzo. Noi lo facciamo utilizzando i valori sportivi, e poi abbiamo trovato nel territorio una grande rispondenza, un grande affetto al territorio di Guardia Grele, ma di tutto l'Abruzzo. A testimonianza di quello che dicevo in anteprima, mentre parlava Luigi, facevo un excursus con pensando a, perché abbiamo detto, varie discipline, perché non si parla solo delle discipline che vanno più in voga, calcio, basket, pallavolo, ma abbiamo parlato di scherma, di bocce, di pugilato, e mi verrebbe da dire, abbiamo fatto 3-4 nomi che hanno un palmarès davvero straordinario. Formicone ha vinto tutto e continua a farlo, Elisa Di Francesca, quindi cioè, stiamo parlando di gente. Poi vi abbiamo detto ovviamente le varie novità per la prossima edizione, imminente comunque perché è il mese di luglio, ma soprattutto perché coinvolge anche una cosa che mi piace ragazzi. Sottolineare che quest'anno, prima di questi grossi autori di libri, personaggi a livello nazionale, daremo spazio ogni sera a due libri di autori abruzzesi sullo sport. Quindi la prima sera ci avremo due libri, uno di un autore, cioè un libro su Guido Biondi, che è l'unico lancianese che ha militato in Serie A, così, e un altro di un'altra amica, di Francesca Di Giuseppe, sì, che sull'evoluzione del calcio femminile, quindi parleremo pure di calcio femminile. Che proveremo a avere ospite fra qualche settimana. E quindi te la consiglio, perché è una bravissima ragazza, molto competente, che ci crede pure lei nello sport e nelle passioni. La sera dopo ci butteremo un po' sul ciclismo con Alessandro Ricci, che ha scritto un bellissimo libro, diciamo che va poi a delineare i percorsi ciclistici della Costa dei Trabocchi, che molto sono andati in mondo visione dappertutto. Per l'ultima sera stiamo ancora sondando, perché sono tante le richieste, però ecco, vedi, iniziamo anche a valorizzare i nostri gioielli, perché ci abbiamo tanti in Abruzzo autori, o chi si occupa, tu l'hai detto, di Francesca, ma ce ne sono altre, quindi
le serate, tu le hai vissute l'anno scorso, quest'anno sono molto molto più articolate, più complete, ma la cosa bella è farlo. Già l'anno scorso ricordo un libro su Vito Taccone che fu presentato proprio nel corso di un altro autore, di Federico, che saluto. Sì. Bellissimo libro che poi ha avuto un grande successo, che ha girato tanto l'Abruzzo, e adesso durante il giro è stato scoperto pure la statua a Vito Taccone ad Avezzano, mi sembra, se non mi sbaglio. Quindi fu il libro sul fratello di Michele Scarponi, venne Iaconi, Bruno Nobili, insomma, sono state belle serate. Solo per dirvi, Piazza San Francesco a Guardiera, l'ultima serata, le cronache parlano di 1000 persone, ma vi giuro, vi testimonio che probabilmente ce n'erano molte di più. Nonostante il freddo di quella sera. Che ricorda un po' questi giorni. Sì, che ricorda questi giorni, speriamo che quest'anno invece troviamo. Il piacere ci disse che a Guardiera era quasi normale. Però fu una bellissima serata che poi ci ha invogliato a continuare, insomma. Ma anche grazie a voi della stampa che ci seguite con affetto, perché sennò colleghi. Siccome questo premio soprattutto comunque analizza tutto tondo tante tematiche, proprio negli ultimi giorni è stata anche una premiazione con Matteo Del Principio, che è un preparatore atletico di Roseto, e in questo caso sport e non solo, perché Matteo Del Principio fino a, diciamo, l'anno passato era in una squadra ucraina come preparatore atletico, poi ovviamente l'evolversi della vicenda che riguarda il conflitto ha portato Matteo Del Principio a fare un passo indietro, però per dirvi ovviamente che questo premio comunque... Quella è una giornata che si celebra il 6 di aprile in tutto il mondo, proprio l'UNESCO la celebra come giornata internazionale dello sport e della pace. Noi l'anno scorso pure lì, tu ci fossi con noi in prefettura, facciamo una bellissima cosa col prefetto di Chieti Forgione e iniziamo questo percorso per premiare abruzzesi, gesti o di fair play o comunque di pace che sono fatti da atleti o comunque dirigenti tecnici abruzzesi. E quest'anno è venuto Matteo che ci ha portato delle testimonianze bellissime, dei video, delle testimonianze bellissime, purtroppo attuali. E questa è un'altra cosa, il 6 aprile è diventato un appuntamento fisso, noi con il club per l'UNESCO di Chieti coniughiamo questa cosa. E... bella, 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 perché poi alla fine già stiamo pensando qui all'anno prossimo come far crescere pure questa iniziativa. Tra l'altro in Italia sono pochi quelli che celebrano i club UNESCO che celebrano questa data, e quindi è nata questa idea a noi, alla presidentessa di Chieti e Matteo. L'anno scorso ci fu una società di Roseto che aveva ospitato dei ragazzini afghani, iraniani, quindi quest'anno abbiamo premiato anche la FIGC Abruzzo per il progetto sociale con quella squadra che è fatta da tutti i giocatori provenienti da diverse etnie, e sono venuti a spiegarci questo progetto, che è un progetto, come ci ha detto il presidente Ezio Memmo, un progetto pilota in Italia, e quindi noi siamo attenti pure a queste situazioni perché ci piace comunque poi dargli spazio, come hai detto tu. Prima di tornare a parlare del premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport, ma anche sviscerare la parentesi da scrittore di Luigi, che è già al secondo volume e tanti ne altri in cantiere, parliamo di Luigi, che intanto il mercoledì pomeriggio potete ascoltare su Radio Cerrano per la trasmissione Pillole di Sport. Ci sono tante storie raccontate, vi dico solo che con Gianluca Formicone di fatto tutto è nato lì, in quella circostanza. Dopo un'intervista. Dopo l'intervista è nato tutto, ma ovviamente con Luigi Milozzi che porta avanti questa esperienza da diverso tempo di una trasmissione seguitissima, radiofonica. Parliamo anche un po' di basket, che segue da vicino le vicende della Teate Chieti. Seguo l'Amo Cambo. Ringraziamo Chiara Chieti, che ci delizia. Grazie. Grazie. Dicevamo di questa esperienza della Teate Chieti, la Mocambo, che è impegnata in Serie 2, sembrava un cammino più agevole nel discorso salvezza, adesso si è un po' complicato, abbiamo visto in rassegna stampa questa mattina
tamponare patron Marchesani. Guarda, mi fai parlare di basket, che è una delle mie passioni, lo seguo come giornalista, però ti ricollego al premio, perché quest'anno già contattati e già assicurata la loro presenza la serata dell'8 di luglio, ci avremo due grossi personaggi del basket abruzzese, secondo me. Uno è Di Paolo Antonio, che conosci benissimo, Emanuele, che verrà l'8 luglio, vincitore della Coppa Italia con Brescia, e l'altro è Simone Pepe, appunto, secondo me uno dei migliori giocatori abruzzesi del momento, e l'altro è Pippo Ricci. Lo dico per coloro magari più amanti del calcio: Simone Pepe giocava col Teramo. Simone Pepe è un giocatore di basket di Pescara che ha iniziato con la formazione abruzzese e adesso ha preso altre strade. Sì. Però, Pippo Ricci lo conoscete tutti, e lui verrà la sera del 6. Ecco, ti dico, tutti questi personaggi sono, non ve li ho elencati, ma tu parlando di basket. Di campione d'Italia. Sì, infatti ce lo auguriamo, comunque prima dei mondiali di basket che ci saranno quest'estate. Tra l'altro, parlando ancora di basket, a intervistare Elisa Di Francesco ci sarà Mario Acceri, amico comune, ma insomma penso che sia uno dei giornalisti più accreditati per quanto riguarda l'Italia del basket, perché ha fatto tanti anni nel Corriere dello Sport, e quindi sono tante le cose poi che non abbiamo detto ma che sono collegate al premio. Mi dicevi della Mocambo, in effetti è come dici tu. Pensavo anch'io di aver già raggiunto la salvezza, perché mancava veramente poco, poi le ultime partite invece, lo sport è fatto anche di queste situazioni, si sono un pochettino incrinate dopo la brutta sconfitta di giovedì, adesso domenica ci si gioca il tutto per tutto con Casale Monferrato, ma potrebbe non bastare la vittoria per evitare i play-out, quindi bisognerà arrivare ai play-out con una situazione psicologica buona, perché poi lì si rischia, è una roulette russa, e sarebbe un peccato per l'Abruzzo, e tu lo sai meglio di me, perdere la massima espressione del basket, perché adesso è Chieti, con un pubblico ritrovato nelle ultime partite grazie a un lavoro buono fatto dal marketing della società, 2.000-2.200 persone a Chieti non le avevamo viste mai ultimamente, e invece c'è stato un grande ritorno, quindi speriamo bene per queste ultime partite, così come da appassionato spero che il Roseto riesca a ribaltare la situazione negativa che ieri sera ha vinto, mi dicevi, giusto? Ieri sera sì, è una vittoria importante, così come quella della Teramo Spicchi, restando i playoff. Ovviamente adesso Roseto dovrà confermarsi domani sera sempre a Fabriano per portare la serie a gara 5 e tornare quindi. E poi noi aspettiamo sia la Mocambo che il Roseto in caso di salvezza o di promozione, ovviamente a Guardia Grele già è tutto stabilito, non lo diciamo prima. Così come premieremo la Sie Cortona o la Bavolle Pineto, annuncio che il 28 di giugno all'Aurum avremo la conferenza stampa, e noi come l'anno scorso alla conferenza stampa uniamo già un premio, e quest'anno sarà dato alla Pineto Calcio, che diciamo la favola sportiva dell'anno, una favola che poi si è trasformata in una realtà. A me ricorda un po' quella del Castel di Sangro di cui parlammo a Guardia Grele l'anno scorso con l'allenatore. Quindi premieremo il Pineto e il capitano del Pineto. La questione, ricordiamo, non è finita, è impegnata per scudetto, sì, domenica sì. Prossima c'è la finale di Coppa Italia, quindi potrebbe aggiungere altri allori. Il capitano Riccardo Della Quercia sarà premiato invece a Guardia Grele direttamente come promessa dello sport abruzzese, del calcio abruzzese, e poi ce ne saranno tanti altri. Insomma, come vedi, noi cercheremo in quei tre giorni veramente di far diventare Guardia Grele la culla dello sport, con personaggi nazionali, personaggi locali, con gli studenti di tutte le scuole, insomma, alla fine. E con Super J presente. La passione di scrittore di Luigi Milozzi, perché abbiamo detto, tramite la trasmissione Pillole di Sport è stata creata quest'unione, questa con Gianluca Formicone, un primo libro di grande successo, e poi ne è stato scritto un altro parlando di ciclismo, Regione Abruzzo, che è stata al centro dell'attenzione nelle scorse settimane per le tre tappe del Giro d'Italia, anzi quattro considerando anche la partenza da Vasto
della terza frazione, poi l'arrivo a Campo Imperatore che ha deluso un po' le attese, ma è comunque stato bello a vedere gli scenari suggestivi dell'arrivo a Campo Imperatore. Parliamo di ciclismo perché un'altra fatica editoriale di Luigi Milozzi è stata proprio incentrata sul ciclismo e verso uno dei due corridori su cui l'Abruzzo puntava per questa edizione del Giro d'Italia. Ciccone purtroppo fermato dal Covid, di fatto lui si è fermato prima di tanti altri che adesso stanno piano una piano volta lasciando stanno... la carovana la rosa. Invece purtroppo Dario Cataldo è stato fermato da un brutto infortunio dovuto a una caduta durante un allenamento e soprattutto un brutto incidente che ci riporta a quello che dicevamo l'anno scorso proprio all'interno del premio con il libro di Marco Scarponi, il fratello di Michele. Purtroppo diciamo anche che le tragedie non sono finite, quest'anno è toccato purtroppo a Davide Rebellini, quindi di fatto ci sono ancora tante cose. Lo sport lo stiamo vedendo pure adesso col giro, si rischia, quando si va in bicicletta si rischia tantissimo, sia in allenamento che in gara. Nel caso di Dario Cataldo ha avuto un brutto infortunio, si sta riprendendo adesso, però nel male dell'infortunio, poi l'ho avuto con me la settimana dell'uscita del libro qui con il giro, e quindi diciamo che è stato anche un diversivo per lui, perché aveva stoppato la fisioterapia e per una settimana doveva stopparsi, è venuto giù e adesso sta proseguendo la fisioterapia. Dopo 2 anni di racconti tra me e lui ne è nato un libro che si chiama 60 secondi, che è questo qui, se vuoi far vedere. La copertina l'ha disegnata proprio il corridore, quindi questa è appassionato di pittura. Appassionato di pittura in acquerello, è tutto tranne che una biografia. Si parte dagli spunti della sua vita per parlare della vita comune, dell'importanza dello sport, dell'importanza di non arrendersi, di crederci sempre, un po' quei valori che poi si collegano a quello che un pochettino andiamo dicendo, che stai dicendo pure tu. Un libro che si vanta poi, mi posso vantare della prefazione prestigiosa di Alessandra De Stefano, che è la direttrice di Rai Sport almeno fino a qualche mese fa. E poi ci sono interventi, ma sempre pillole. Tornando alla trasmissione, tra l'altro voglio salutare Carlo Micheli perché me l'ha chiesto, salutami, quindi lo salutiamo, che è un amico anche lui e ci mette tanta passione. E qui ho sentito Nibali, ho sentito Aro, ho sentito Bennati, ho sentito Cassani, ho sentito tutti questi grossi personaggi, e tutti loro hanno avvalorato la tesi dell'importanza dello sport e la particolarità del ciclismo. Ecco, io sono andato un po' più sui sentimenti nel libro, Dario è andato più sul tecnico e alla fine, almeno per giudizio di chi l'ha letto, ne è uscito qualcosa di diverso dal solito, cioè non è la solita favoletto, biografia che racconta il campione ha fatto questo e quello, anche perché poi non avrei avuto tanto da raccontare, perché Dario, come hai detto tu, non è che ha vinto il Giro d'Italia, non è che ha vinto la Vuelta, non è che ha vinto... È un atleta che si è mantenuto sempre ad alti livelli, abruzzese, di Miglianico, ha tenuto una carriera sempre a quei livelli, un po' come gregario, un po' come capitano, ne ha viste tante e le abbiamo raccontate, ma ci sono degli episodi veramente pazzeschi, quindi invito tutti quanti quelli che volessero divertirsi a comprare il libro e a leggerlo. Disponibile, tra l'altro il libro, l'editore è abruzzese di Atria Edizioni, è disponibile in tutte le librerie, in tutti i canali social. Vedo Cataldo che ha avuto anche tra virgolette la fortuna, ma anche l'abilità di essere sempre al punto giusto, nel senso con le migliori squadre, la Sky, la Trek Segafredo, comunque le sempre migliori squadre diverse, sì, quelle che lottano comunque per i piani alti della classifica generale, e corridori come Dario Cataldo all'interno di una squadra che punta ai vertici servono sempre. La cosa romantica dello sport è che lui, cioè il Ciccone, lo seguiva da piccolino, col padre di Dario andava a seguire le gare di Cataldo, il famoso trofeo Beghelli che vinse Dario anni fa, c'era Ciccone piccolino ad abbracciarlo. Adesso lui, vedi che la vita che ti riporta, adesso lui fa il gregario a quel ragazzino che l'andava a tifare. È simpatica come cosa, no? Tutti e due tra l'altro abruzzesi, uno che fa il gregario all'altro dopo che tu da piccolino andavi a cose belle anche. Diciamo un libro diviso in capitoli, l'ultimo si chiama Tempi supplementari. Sì. Tempi supplementari perché alla fine
c'è un momento in cui si va a ricongiungere tutto e c'è un'espressione, cioè Dario mi interpreta il passaggio di sta borraccia in maniera diversa, il passaggio della borraccia che ha fatto vedere in copertina, che vediamo tutti in quella famosa foto di Coppi, che è conosciuta, lo interpreta in maniera talmente strana che gli dico dedichiamogli un capitolo, che lui vede poco educativa la cosa del corridore, cioè del genitore che costringe il ragazzino a prendere la borraccia per forza durante le corse ciclistiche, e dice con che ricordo se ne va a casa se tu lo fai vedere costretto, invece deve essere una cosa romantica, insomma si è messa a scrivere, l'ha fatto un capitolo molto, molto particolare, è diviso in secondi perché gli attimi della vita, i secondi della vita sono importanti per prendere scelte, per prendere decisioni, e quindi i secondi sono importanti anche nello sport, tu mi insegni, nel ciclismo ma in tutti gli sport, a volte per un secondo si vince, si perde, l'importante è che anche quando si perde si abbia la forza di rialzarsi, ed è quello che cerchiamo di far capire anche quando andiamo nelle scuole, questi grossi campioni. Ti parlo dell'ultima scuola che abbiamo visitato con un altro grosso amico che è Emanuele Cavallucci, neo vincitore del titolo mediterraneo, alla fine del suo racconto due ragazzini si sono messi a piangere, l'hanno abbracciato e gli hanno detto noi non abbandoniamo più lo sport, noi ci crediamo, ecco questo è quel, noi facciamo tutto ciò per queste situazioni, per creare queste simbiosi. 60 secondi con il ciclismo si dona perfettamente, domenica scorsa la tappa a cronometro, l'ultima praticamente di Evenepoel prima di essere di fatto escluso dal giro per le questioni legate al Covid, la tappa vinta per un secondo, quindi quanti secondi sono fondamentali, lo vediamo anche in altri... Ma anche nella vita per prendere le decisioni importanti, a volte la riflessione di questi 60 secondi puoi decidere cosa è più giusto fare o cosa è meno giusto fare, e noi partiamo proprio da lì, tra l'altro noi, l'immagine con cui partiamo è di Dario Cataldo che sta sulle spalle del padre a vedere una tappa da piccolino a Lanciano del Giro d'Italia, è lui che 2 anni fa si ritrova nel giro famoso della bolla per il Covid a Lanciano, una partenza, riguarda quell'angolo e gli viene da piangere. Un nostro collega gli dice ma perché stai piangendo eccetera, io lo so, e noi siamo partiti da là per raccontare, perché lui si è rivisto tutta la carriera, tutti gli episodi, tutti i sacrifici fatti, perché lo sport è fatto di sacrifici a quei livelli, ma anche piccoli livelli, ma a quei livelli ti condiziona veramente tanto la vita, se non c'hai tenacia poi... Noi siamo in conclusione di questo appuntamento con Acqua. Io prima di chiudere però volevo regalare all'amico Matteo il gioiello che abbiamo presentato per il giro, che si chiama Pedalando in Presentosa, e poi lo voglio anche aprire così lo faccio vedere, è stato realizzato da un orafo di Guardia Grela che è Vincenzo Torieri, che ci segue anche per il premio, e disegnato da Dario Cataldo, ideato da me con le ruote a forma di presentosa e la bicicletta, e quindi lo regalo al collega con l'invito, ti rinnovo l'invito ufficiale a stare con noi a Guardia Grele per 3 giorni, ma so che sei di casa lì, quindi c'hai comunque un appoggio, ma se no sei il nostro ospite, quindi te lo dono con grande ufficialmente. Piacere. Io ringrazio Luigi intanto per essere con noi, ma di questo preziosissimo dono, ovviamente lo facciamo vedere a favore di camera, davvero bello. E ricordiamo quindi l'appuntamento con il premio Terrazze d'Abruzzo sullo sport 8 luglio a Guardia Grele, aspettiamo in tanti e parlare dello sport, dei suoi valori, con tanti personaggi, con tutto il mondo dello sport abruzzese, che cercheremo di convogliare questa bellissima cittadina che ci ospita. Noi ci saremo e vi ragguaglieremo con varie interviste speciali, ovviamente sulla manifestazione giunta alla seconda edizione, ma ovviamente come ci ha anticipato prima Luigi sarà anche una terza. Già pensiamo alla terza. Perché già pensano gli organizzatori alla terza. Noi siamo in conclusione, ringrazio davvero di cuore a voi Luigi Milozzi per essere venuto qui in presentare questo progetto, ma soprattutto per il dono prezioso. Ringrazio Fabio Fedeli dietro la telecamera, Cristian De Luca in regia, ovviamente i nostri appuntamenti alle 14 e alle 19 con l'edizione in diretta dei nostri spazi informativi, poi l'appuntamento domani con lo sport, la diretta di Penne Cupello che decide
deciderà il salto in eccellenza per quanto riguarda i playoff di promozione, finestre sul piano della lente e torno in parte ovviamente che deciderà per quanto riguarda il play-out, ma ovviamente poi altri appuntamenti. Grazie di essere stati con noi, ovviamente a colazione torna puntuale lunedì mattina. Buon fine settimana.